Il co-design dei servizi digitali rappresenta un aspetto fondamentale per l'attuazione dell'agenda digitale. Non considerare questo aspetto comporterebbe la realizzazione di servizi e soluzioni che potrebbero poi rivelarsi ostiche o difficili. Per ovviare a questo problema si stanno diffondendo rapidamente metodologie come quelle del design thinking, vale a dire delle tecnologie che già nella fase di progettazione coinvolgono pienamente, di modo strutturato, gli utenti finali. Ne parliamo con Michela Gabrieli, responsabile area service design, comunicazione e marketing presso il consorzio Arsenal, che ha adottato con successo questo nuovo approccio nello sviluppo dei nuovi servizi sanitari digitali della Regione Veneto. Perché è importante il co-design dei servizi con i cittadini? Attraverso il co-design, la progettazione prende avvio dal reale contesto di utilizzo dei servizi da parte dei cittadini. Questo permette di superare una logica prettamente tecnica. L'innovazione non è una questione di tecnologia, ma è una questione di utilizzo da parte delle persone della tecnologia. Inoltre, il co-design permette di avvicinare i servizi ai reali bisogni degli utenti. Si crea quindi uno spazio di dialogo tra la prospettiva tecnica e la prospettiva delle persone, e il servizio ne risulterà particolarmente arricchito. Quali sono i vantaggi che si possono ottenere applicando metodologie o approcci come il design thinking ai servizi digitali della pubblica amministrazione? Spesso i servizi della pubblica amministrazione rispecchiano le logiche organizzative degli enti. Questa metodologia permette di superare questo tipo di approccio e di tenere in considerazione i bisogni e il contesto di utilizzo dei servizi. È una metodologia che prevede una serie di cicli che parte da una fase di empatizzazione e quindi di rilevazione dei bisogni reali delle persone. In una seconda fase, la progettazione assieme agli utenti permette invece di superare eventuali barriere resistenze da parte del cittadino. E infine il test e il ritest. Attraverso questa fase è possibile eliminare completamente ogni tipo di problema prima dello sviluppo stesso, e questo è un grande risparmio per la pubblica amministrazione. Infine, grazie a questa metodologia è possibile inserire fin dall'inizio tutti gli stakeholder interessati al servizio stesso. Questo crea quindi una prospettiva multidisciplinare di sviluppo del servizio che non può che arricchirlo. Quali sono le iniziative principali che come consorzio Arsenal state portando avanti su questi temi? Stiamo utilizzando il co-design in tutte le progettazioni ormai. In particolare è stato utilizzato per tutto il processo di sviluppo della sanità chilometro zero, che nella regione del Veneto è il fascicolo sanitario elettronico. Quindi lo stiamo utilizzando sia per quanto riguarda lo sviluppo del portale salute, attraverso il quale il cittadino potrà recuperare informazioni, sia nel portale che permetterà agli utenti di poter visualizzare e scaricare i propri dati e documenti clinici. Inoltre lo utilizziamo anche nell'iniziativa che abbiamo con le scuole, sto parlando di Ecio Salute, è un'iniziativa di cultura digitale e ha l'obiettivo di avvicinare i giovani all'utilizzo di questi servizi e di assumere un ruolo di mediatori all'interno delle famiglie.